tutti ragazzi, allora sono tornata da Torino con più libri che mai e perciò ho deciso di fare questo book haul, diciamo così, però in realtà più che gli acquisti vorrei anche parlarvi di ciò che ho fatto a Torino, perché io ci ho provato, ve lo giuro, ho provato a fare una sorta di reportage, una sorta di vlog. Ma non ci sono riuscita, un po' perché ero troppo presa da quello che avevo attorno, perché io ero come una bambina a Disneyland, un po' perché sono veramente incapace, oltretutto ho avuto problemi tecnici con la fotocamera, eccetera, eccetera, quindi ho detto va bene, ok, lasciamo perdere, non è cosa mia. Allora, l'esperienza al Salone del Libro è stata spettacolare, lo so che lo diranno tutti, ma è esattamente così che è. Poi era la prima volta che andavo e non, vi giuro che non ho mai visto così tanti libri in vita mia, ma a parte i libri, ma proprio tutte le persone che lavorano con i libri, tutte le piccole case editrici con cui ho parlato e che sono fantastiche, veramente super appassionate, super gentili, competenti. Disponibili, veramente è stato grandioso, è stato bellissimo poter incontrare scrittori che parlassero di altri scrittori, che parlassero di altri libri, infatti adesso ve ne parlerò meglio nel dettaglio, incontrare Marco, Andrea, Diana, Davide, tutti gli altri, tutte le persone che ho incontrato, è stato fantastico, veramente, è stato proprio bello, è stato veramente bello poter conoscere persone che hanno la tua stessa passione e ci mettono così tanto impegno, anche se sappiamo che lavorare con i libri oggi come oggi è una sfida, un impegno, qualcosa di molto 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 impegnativo e difficile. Ma ragazzi, la cosa più bella sono stati gli eventi, gli incontri con gli scrittori e ve lo posso dire, la letteratura italiana vi giuro che non è mai stata così viva. Lo so che entrando in una libreria non si direbbe, però in realtà gli scrittori che sono stati convincenti in ciò che hanno detto, con il plauso tra l'altro anche dei critici, di altri scrittori, sono tanti, spero di parlarvene in questo, sul canale, ho segnato tantissimi nomi, ho anche comprato un libro di cui adesso vi parlerò, che racchiude, è un'antologia di scrittori italiani dagli anni zero ad oggi, quindi cercherò di parlarvi appunto di scrittori contemporanei che lasciano un segno nella letteratura e anche se appunto oggi è difficile imporsi, visto che il nostro mercato ogni anno pubblica 60.000 titoli, voi sapete, un numero esorbitante e assurdo, e appunto in questo mare di titoli è difficile riuscire ad individuare quelli che poi sono scrittori rimarchevoli, scrittori che lasciano veramente un segno. In particolare c'è stato un appuntamento al quale io non sono mai mancata tranne una volta, ma semplicemente perché stavo facendo la fila per Zero Calcare e non potevo lasciare non potevo lasciare il mio posto, ma che comunque ho seguito quasi tutti i giorni, è stato Abbecedario. Abbecedario è stato un appuntamento gestito da Giuseppe Culicchia, che è uno scrittore italiano. Cosa succedeva durante questo evento? In sostanza si invitavano degli scrittori, fra cui Paolo Di Paolo e anche critici, quindi Paolo Di Paolo, Filippo La Porta, Asor Rosa, quindi anche scrittori abbastanza famosi, a consigliare altri scrittori, altri titoli, il mare dei bestseller e dei casi editoriali che vendono milioni e milioni di copie, quali sono i libri invece che sono stati sottovalutati o anche gli scrittori, perché in realtà poi si consigliavano più titoli, più scrittori, quindi è stato veramente un incontro fruttuoso perché tu sentivi parlare questi scrittori, che comunque essendo scrittori naturalmente sono stati molto convincenti nel modo in cui hanno esposto le loro argomentazioni e anche in maniera abbastanza molto personale. Mi è piaciuto tantissimo questo appuntamento che è stato al Salone e poi è stato fruttuoso perché abbiamo conosciuto tantissimi scrittori della nostra letteratura molto sottovalutati e che io sono riuscita, tra parentesi, anche a trovare all'usato, adesso ve li farò vedere.
Consiglio per cui è quello di, che va ovviamente al di là della mia esperienza personale, quello di andare alle fiere, quello di andare agli appuntamenti che ci sono nella vostra città con gli scrittori, perché la letteratura italiana veramente è più viva che mai oggi, l'ho visto con i miei occhi al salone e soprattutto è bello incontrare gli scrittori, sentirli parlare. È importantissimo soprattutto per abbattere quei pregiudizi che noi abbiamo. Io stessa sono molto esterofila, voi sapete, amo la letteratura americana, investo molto nella letteratura americana. Però ecco, se c'è una cosa di cui mi ha convinto il Salone del Libro di Torino è che la letteratura italiana è valida, non vedo l'ora di parlarvi di tutti gli scrittori che ho incontrato. Ok, dopo aver sproloquiato per 7 minuti, finalmente vi mostro gli acquisti che ho fatto. C'è da premettere anche una cosa: al Salone del Libro c'era il libraccio, lo stand del libraccio. Voi sapete, nella mia città non solo non c'è un mercatino dell'usato, ma non c'è neanche il libraccio, proprio non c'è la libreria del libraccio, quindi devo acquistare solo su internet. Immaginate perciò la mia gioia nel vedere quanti libri usati ci sono, non solo al salone, ma proprio a Torino, perché proprio a Torino c'è una via che si chiama Via Po, che è piena di stand di libri usati. Per me è stato veramente assurdo, cioè un'esperienza mistica, oserei dire. Purtroppo però io avevo solamente un trolley, quindi avevo un bagaglio a mano e non potevo assolutamente comprare tanti libri, nonostante questo ne ho presi circa una ventina, adesso ve li farò vedere, però dovevo trattenermi, ma vi giuro che avrei preso tutto. Io potrei fare adesso un video acquisti sui libri che ho preso, ma potrei farne anche un altro sui libri che non ho preso, perché me li sono segnati i libri che avrei potuto prendere, ma che purtroppo non sono riuscita a fare, non sono riuscita a comprare. Allora, intanto allo stand di braccio ho preso La leggenda del Santo Bevitore di Joseph Roth. Vabbè, voi adesso li vedrete tutti al contrario i titoli perché sono con la webcam, però cercate dai di interpretare. Allora, di Joseph Roth in realtà cercavo La cripta dei cappuccini che avevo letto, non mi ricordo se in biblioteca o in ebook, non mi ricordo, comunque un libricino piccolino che cercavo perché ve ne avevo anche parlato nei consigli di lettura, qui se volete sentire la video recensione, però non c'era, c'era Fuga senza fine, perciò ho preso questo libricino sempre ad Elfi che è un racconto che ho letto in aeroporto e ve ne parlerò sicuramente nei consigli di lettura che tra parentesi girerò dopo questo video. Sempre all'usato ho preso una scrittrice che avevo già sentito nominare, soprattutto quando si parlava di scrittrici sottovalutate italiane, e mi ha definitivamente convinto a leggere Paolo Di Paolo, appunto nell'appuntamento dell'Abecedario. Lui ha parlato anche di Anna Banti, di Maria Bellonci, che già conoscevo, e ha citato Lalla Romano, che avevo semplicemente però sentito citare, quindi mai, non ho mai sentito proprio parlare della scrittrice, mentre Paolo Di Paolo è stato molto convincente. In particolare Paolo Di Paolo ha parlato di un titolo, cioè Nei mari estremi, che ho trovato in una libreria a Torino che vende libri usati, ma anche nuovi, insomma una libreria particolare che è una sorta di Olimpo. Vi metterò qui qualche immagine sparsa perché ho cercato di riprendere qualcosa di questa libreria e si chiama La Bussola. L'ho trovato lì, però purtroppo costava un pochino tanto per i soldi che mi erano rimasti e quindi ho invece ho optato per La penombra che abbiamo attraversato, che ho trovato al libraccio, sempre a metà del prezzo di copertina, perché al libraccio c'era il 50% su tutto. Come sempre, cioè non so perché io non frequento, appunto, come ho detto prima, non c'è nella mia città, quindi non so se è sempre che c'è il 50% su tutto. Comunque al salone era così. E poi Le parole tra noi leggere di in questa edizione in Audi è titolo stupendo, secondo me, che allo stand Rizzoli regalavano questo libricino, consigli ad un aspirante scrittore, lo regala di Virginia Woolf, lo regalavano a condizione di iscriversi al sito dell'RCS. In realtà non ci ho capito niente perché l'unica cosa che ho sentito io è regalano un libro. Dopodiché, questo è stato il vero colpaccio del salone, alla Fazzi venerdì facevano il 50% su John Williams, cioè vi davano il libro nuovo di John Williams, l'autore di Stoner, che io ho messo nella top 10 e che ho letto in ebook, e ve lo davano a metà del prezzo, nuovo in edizione rilegata, che di solito costa 17 euro, quindi a me è costato praticamente 8 euro e qualcosa. E ho preso Butcher's Crossing, che tra parentesi ha consigliato anche Francesco Pecoraro, uno scrittore presente, molto presente a Salone, che io praticamente stalkerato, cioè l'ho seguito veramente ovunque, perché sto leggendo il suo libro che si chiama La vita in tempo di pace, candidato al premio Strega di quest'anno.
fantastico libro, bellissimo, edito da Ponte alle Grazie. E Francesco Pecora ha detto una cosa: ha detto che Stoner non gli è piaciuto tanto perché Stoner è un romanzo che appartiene alla letteratura relazionale, perché appunto parla delle relazioni tra individui, mentre Butcher's Crossing è un romanzo che appartiene alla letteratura dinamica, no? Fatta di azione, perché parla della caccia al bisonte. Mi sembra sì, caccia al bisonte. In ogni caso io comunque l'avrei preso perché voi sapete che ho letto sia Nulla solo la notte, che è il suo primo romanzo, imperfetto, secondo me non proprio bellissimo, però comunque la scrittura è notevole, e Stoner invece che mi è piaciuto tantissimo, quindi comunque Butcher's Crossing l'avrei preso, poi era al 50% e l'ho preso, e poi ho preso naturalmente la copia fisica, la copia cartacea di Stoner che volevo. Altro scrittore italiano è piuttosto presente al Salone è stato Giorgio Vasta. Il tempo materiale, questo romanzo è stato citato tantissimo. In realtà io già lo conoscevo perché è considerato uno degli esordi migliori, uno degli esordi letterari migliori italiani. E lui, tra parentesi, anche palermitano, anche siciliano, quindi comunque è abbastanza citato tra i lettori siciliani, appunto, fra cui ci sono anche io. Il fatto poi che Giorgio Vasta abbia veramente partecipato a tantissimi incontri ai quali io ho assistito, come per Paolo Di Paolo, mi ha convinto a prendere il suo romanzo. Mi ha colpito veramente in tutti gli interventi che ha fatto. Lui in particolare ha presentato anche il libro di Michele Mari, il nuovo romanzo di Michele Mari, Roderick Dadl. E mi è piaciuto tantissimo. E poi ha partecipato anche a una lettura di un libro che adesso vi parlerò, un'antologia, come ho detto prima, ve lo sto anticipando da tantissimo, infatti sarà uno dei prossimi libri che vi mostrerò. Comunque lui mi ha convinto in tutto quello che ha detto, il modo in cui parlava di altri libri, perché in realtà io l'ho sentito parlare di altri scrittori, non del suo romanzo, l'ho sentito parlare di altri scrittori come Giorgio Falco, che ha citato, e Francesco Pecoraro, perché ha presentato anche il libro di Francesco Pecoraro, La vita in tempo di pace, lo ribadisco, e ne ha parlato in modo talmente appassionato, in modo talmente interessante e competente, quindi non in maniera banale come sto facendo io, visto che sto dicendo per tutti i libri è bellissimo di qua e di là, però ne ha parlato in una chiave, sinceramente, che mi ha convinto ad interessarmi a lui come scrittore. Alla Minimum Fax l'ultimo giorno davano tre minimum della collana mini a 15 euro. Cioè, io non so se quante persone avrebbero potuto resistere a questa offerta. Io, sinceramente, non appartengo ad esse. E tra parentesi, meno male che avevano il bancomat, perché io sinceramente avevo finito i soldi, avevo terminato i soldi e quindi non avrei potuto cogliere l'occasione, però alla fine ce l'ho fatta. Considerando che un minimum mini costa di solito tra i 9 e i 12 euro, 3-15 euro è una cosa incredibile. E infatti io ho preso Orientarsi con le stelle di Raymond Carver, che volevo praticamente da quando è uscito. Sono poesie, ma in realtà sono poesie abbastanza prosaiche, quindi è come se fossero dei racconti, appunto, di cui Carver è uno dei maestri. E poi Episodi incendiari assortiti, David Means, anche questa letteratura americana. E indovinate cosa sono? Esatto, short stories, lo sapete. Lo sapete cosa fa più o meno la Minimum Fax. Questa è la loro specialità. E poi qui invece abbiamo Jonathan Lethem, L'inferno comincia nel giardino. Sì, scusate perché io devo leggere al contrario. Comunque, i tre romanzi a 15 euro. Tra l'altro il tempo materiale di Giorgio Vasta costa 8 euro, quindi cioè secondo me è una spesa che si può fare per conoscere uno scrittore italiano nuovo e veramente bravo, quindi ve lo consiglio. Sempre della Minimum Fax, però questo è stato un regalo che mi ha fatto Eleonora, a cui mando veramente un grande bacione, Arance rosso sangue di John Oakes, spero che si legga così. Comunque, la prefazione è di Rick Moody, scrittore che io ho amato particolarmente quando ho letto Rosso Americano. Vi lascio qui sotto la recensione, che è scritta, quindi non ho fatto la video recensione, però Rosso Americano è veramente un romanzo fantastico. Lui, invece, l'autore di Arance Rosso Sangue, è un maestro di scrittura creativa. Pare che la scrittura, me l'ha confermato anche Leonora che me l'ha regalato, sia particolarmente, diciamo, manieristica, quindi vedremo un po'.
E vedremo, vedremo. Oh, questo invece è il prodotto di uno scambio perché io ho dato ad Andrea Murakami e lui mi ha dato un libro che io ho fatto comprare su Comprovendo Libri, e cioè Come era verde la mia vallata, che consiglia sempre Awards of a Reader, che è una booktuber inglese, mi sembra che sia inglese. Parla sempre in maniera veramente entusiasta di questo romanzo e effettivamente è un romanzo che, se voi avete, è stato dimenticato in Italia. Infatti, questo io l'ho preso all'usato perché non, cioè non esiste, la Corbaccio non lo ristampa più. Ed è stato tradotto in è il primo romanzo di questo scrittore ed è stato tradotto in tutto il mondo. Quindi ha avuto un enorme successo, però qui in Italia è abbastanza dimenticato e quindi vo lo volevo assolutamente. Dei primi del Novecento. Dopodiché ho preso questa antologia di cui vi anticipo praticamente da tutto il video, ed è La terra della prosa a cura di Andrea Cortellessa. Anche lui è intervenuto diverse volte a molti eventi del salone, a molti appuntamenti del salone, e non è altro che un'antologia dei migliori, se, sempre secondo Andrea Cortellessa, dei migliori scrittori, dei migliori narratori italiani degli anni zero, in particolare i migliori esordi, e sono, mi pare, 30, dal 1999 al 2014. E proprio questa antologia mi ha fatto scoprire anche scrittori che non conoscevo, per esempio Giorgio Falco. Giorgio Falco che è stato, non era presente alla lettura, perché poi la presentazione di questa antologia consisteva appunto in una lettura bellissima, tra l'altro, è stato presentato da Giorgio Vasta. Cioè, Giorgio Vasta ha parlato di Giorgio Falco come proprio di un maestro, e ha detto che lui nutre una profonda invidia verso Francesco Pecoraro, di cui appunto, come ho detto prima, sto leggendo il romanzo e capisco cosa vuole dire Giorgio Vasta, perché la scrittura di Pecoraro è veramente notevole, oltre che proprio i temi del romanzo, il modo in cui sono esposti, la storia in sé, molto particolare e molto bella. Ma soprattutto appunto la sorella H di Giorgio Falco è uscito per Einaudi. Chiedo perdono perché non so se è la sorella H o le sorelle H, ad ogni modo l'ho visto anche allo stand Einaudi e non potevo comprarlo perché mi erano finiti i soldi. Comunque, oltre a quelli che ho già citato, mi hanno molto incuriosito Bubsy Jones, che è una scrittrice sparita praticamente dalla circolazione, però Andrea Cortellessa ne ha parlato come veramente di una scrittrice portentosa, però appunto purtroppo non è sparita, cioè non si sa più, non si hanno più notizie di questa scrittrice, però mi ha incuriosito questa cosa. Poi c'è Ugo Cornia, Giuseppe Samonà, che è stato consigliato anche da Filippo Laporta. Insomma, si ripetevano questi nomi che io veramente, da grande ignorante a questo punto, mi rendo conto che non siano affatto nel circuito mainstream, cioè scrittori che, nonostante il loro talento, sono un po' ai margini. Quindi ho preso questa antologia, che tra l'altro era in offerta perché di solito costa, cioè ancora deve uscire, mi sembra che esca il 20 maggio, il 22 maggio, e costa 30 euro, però io l'ho presa a solo 24 euro, è sempre, diciamo, una cifra considerevole, però per come è curata l'edizione e per tutti i contributi che apporta, sinceramente mi è sembrato un prezzo ragionevole e l'ho preso. Dopodiché, altro libro che ha consigliato, mi sembra Asor Rosa, insieme a un compagno di Cesare Pavese, che ho trovato all'usato, ma costava un pochino perché l'edizione evidentemente era abbastanza vecchia, quindi più sono vecchi, più costano di più, secondo me più sono introvabili, più costano di più. L'Airone di Giorgio Bassani, che ha trovato una mia amica, perché io non l'avevo assolutamente visto, premio Campiello del 69 in questa edizione, un poco trash, diciamo, un po' anni 80 trash, però non importa naturalmente, perché l'importante è il contenuto del libro, che tra parentesi appunto è fuori produzione, mi pare. Comunque io l'ho trovato all'usato, l'ho preso 3 euro, mi pare. E non vedo l'ora di leggerlo perché appunto l'hanno consigliato e lo volevo leggere, anche perché di Giorgio Bassani non ho letto nulla. Come vi anticipavo prima, ho visitato una casa editrice giuntina che ha pubblicato questo libro inaspettatamente. È stato veramente un colpo di fortuna che hanno avuto, ed è stato appunto questo I Middlestein di Jamie Attenberg, di cui ha parlato Jonathan Franzen, o Jonathan Franzen, come si dice. Comunque,
Jonathan Franzen, scrittore americano molto affermato, e Jamie Attenberg, anche lei comunque una scrittrice non proprio affermatissima, però inedita infatti in Italia, proprio non è stato pubblicato nulla di suo in italiano, però laureata in scrittura alla John Hopkins, collabora con il New York Times, è comunque conosciuta negli Stati Uniti dove ha scritto quattro romanzi già, e appunto dei media se ne hanno parlato bene, più o meno tutti, è un romanzo familiare. Allora, ragazzi, romanzo familiare, romanzo americano, inedito in Italia, in più piccola casa editrice che comunque ha avuto questa prontezza di pubblicare un libro del genere, diciamo che l'ho preso, cioè sono molto contenta e non vedo l'ora di leggerlo. Tra l'altro, non è ancora uscito, però lo trovate nelle librerie, mi pare sempre per la data del 22 maggio, una cosa del genere, comunque. Escono un sacco di libri a metà maggio. Dopodiché, allo stand Mattioli ho preso, perché in realtà allo stand Mattioli o ci vai convinta di acquistare qualcosa, oppure non si può comprare nulla, perché comunque, essendo delle edizioni molto curate, essendo il catalogo molto ricercato, naturalmente hanno dei prezzi che. Se vai lì così con l'intenzione di fare un acquistino, no, non ci andare. Mentre se hai deciso proprio di prendere qualcosa, è giusto, cioè fai un bel acquisto, ecco. Quindi, però io volevo appunto prendere qualcosa perché la Mattioli è una casa editrice fantastica e indovinate cosa ho preso? Cioè nel dubbio su cosa prendere io prendo sempre Fitzgerald, vivere con 36.000 dollari l'anno, questo c'era il 20% di sconto alla Mattioli, questo però comunque costava pochissimo, quindi lo sconto è stato forse di 90 centesimi così, 4 euro circa, comunque carinissimo, non vedo l'ora di leggere, poi sempre col profilo del caro Francis. Ok, l'intervento serio è finito, adesso si cazzeggia. Allo stand Bao c'era Zero Calcare, che tra parentesi abbiamo stalkerato io e le mie amiche per 4 giorni in sostanza, perché lui è arrivato venerdì, poi sabato ha fatto l'incontro, le FAQ, diciamo le domande, l'intervento per presentare il suo nuovo libro che uscirà a ottobre. Che però non c'era perché lui ancora lo sta scrivendo, comunque ha parlato di quello, e poi anche domenica, quindi proprio stalkerato pesantemente Zero Calcare, e purtroppo però io non potevo ricomprarmi le opere di Zero Calcare, visto che già ce l'ho tutte, per farmi fare il disegnetto, perciò ho preso Akil Giants, che ho già letto ed è veramente carinissima come graphic novel, mi è piaciuta moltissimo, poi i lacrimoni, alla fine i lacrimoni, e mi sono fatta fare il portaspada di Damocle. Vabbè. Comunque, e niente, quindi ho preso questo con la sovraccopertina disegnata da Zero Calcare. Vedete, questa è la sovraccoperta disegnata da Zero Calcare. La copertina originale in realtà è così. Benissimo. Comunque, Zero Calcare è veramente adorabile, cioè adorabile. Adorabile, non ve lo consiglio perché tanto secondo me già lo conoscete, quindi è inutile consigliarlo. Insomma, se non lo conoscete, non so in che galassia vivete e basta. Dopodiché, ho preso alcuni gadget, per esempio questo, che non, ditemi se non è stupenda. Che tra parentesi è una borsa di tela che io non userò mai perché io non uso le borse di tela, però dai, la porterò in palestra, vedrò un po' cosa fare. Poi ho conservato la mappa del salone, che come vedete era enorme, e noi fino al terzo giorno non avevamo capito che c'era anche questa zona, proprio geniali, geniali. Poi segnalibri come se non ci fosse un domani, perché li regalavano. Ah, e poi Diana mi ha regalato questo segnalibro carinissimo, insieme a, vediamo se riesco a farvelo vedere, a questo quadernetto carinissimo. Poi ho preso cartoline, come questa qui alla Einaudi. Tra parentesi, io volevo in realtà la borsa di tela Einaudi, ma non la regalavano, quindi non mi sembrava il caso. Poi ho preso queste cartoline sempre della Delphi. Ah, la Delphi c'era Shirley Jackson, di cui ancora vi devo parlare, ragazzi, faccio schifo, però comunque ho scritto una recensione molto 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 accurata, non perché voglia farmi un complimento, ma nel senso che è veramente lunghissima, e quindi si dice accurata per non dire lunghissima, su Shirley Jackson mi sembra Abbiamo sempre vissuto nel castello,
No, perdonatemi, ho fatto la recensione di, cioè devo fare quella di Abbiamo sempre vissuto nel castello, mentre vi ho parlato di L'incubo di Hill House, me lo sono ricordato. Comunque, ho preso questi qua, queste cartoline, così. Ah, e vedete, visto che non ho trovato la cripta dei cappuccini all'usato, almeno ho preso la cartolina. Tra l'altro lo voglio in questa edizione stupenda, voglio proprio questa. Se qualcuno di voi lo vende, me lo vuole dare, lo vuole vendere, me lo dica. Fogli, i segnalibri di Marco di Galassia Cartacea. Guardate che professionale Marco. Marco ha fatto il suo disegnetto con Photoshop e poi ha messo tutti i suoi contatti. Volevo farlo anche io, ma ragazzi, sono un'incapace. Pagherò Marco per farmeli. E poi altri segnalibri della Minimo Fox. Ho preso anche due segnalibri con Mark Twain e André Dubu, di cui ho Ballando a Notte Fonda, sempre edizioni Mattioli, che dovrò leggere. Ho conservato anche il catalogo Minimum Fax, di cui avevo qualcosa come 58 copie, perché sono passata dalla Minimum Fax milioni di volte. E poi ho conservato anche il biglietto del salone. E basta così, ragazzi. Questo video è durato tantissimo. Spero che non vi siate addormentati nel frattempo. Io vi mando un bacione enorme a voi e alla vostra mamma. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!